Ciao ragazzi, benvenuti da Normal Comics e benvenuti in questo nuovo spacchettamento di calciatori. Ce l'avevo state chiedendo tutti praticamente, perché siamo un po' scarsi con i calciatori ultimamente. Siamo usciti più con Pokémon, Dragon Ball, varie collezioni, un po' di tutto. Raga, vogliamo completare anche il secondo set, che è un po' in live. Nei prossimi giorni faremo tante live, quindi sintonizzati bene sul canale e seguiteci su Instagram, dove comunichiamo tutto. Cerchiamo di completare questo secondo set, che non attaccheremo. Siamo messi molto bene, non le abbiamo ancora messe tutte. Siamo arrivati solo alla fine della Serie A e devo dire che comunque, come potete ben vedere, abbiamo molte molte figo, quindi valeva la pena fare un secondo set. Oggi non faremo challenge, vogliamo solo spacchettare, ne avremo per ora 4 booster. Ma sì, dai. Tu mi hai detto le tue 4, forse ne apriremo anche di più, vediamo strada facendo. Alessia non c'è perché è in sessione d'esame, noi due abbiamo già finito, sì, per fortuna. E quindi possiamo stare qui a spacchettare. Dobbiamo finire nel frattempo ancora la prima collezione e ci manca l'avatar del Napoli, Brahim Diaz, e Top Performance, Top Performance, sì, di Venezia e Udinese, mi sa. Nel frattempo, quella dell'Hellas, Simone Inzaghi, codice, Juricic, 3 del Brescia e chiudiamo con la squadra del Sassuolo. Primo pacchetto deludente, un non po' è l'ultima partenza. Un po', Akpa. Akpro. E dai, con questi pacchettini del boss, oh, Deluxe. Ma no, pensavo, ho letto B, ho detto Brahim Diaz. No, niente. Niente da fare, ragazzi. Benasser, Fiorillo, che okay, non pensavo di aver mai trovato, va bene. Sì, poco spacchettato di solito. 3 del Pisa, vabbè, inutile. E Gio Pedro, sorridentissimo, ragazzi. Molto sorridente. E poi abbiamo Samir. No, non è vero, è Beto, ragazzi. Samir. Sono confuso. Beto lo abbiamo anche per la seconda collezione, quindi totalmente inutile. Possiamo andare con il secondo pacchettino mio e abbiamo 3 del Cosenza, poi Saponara, il sosia di Amrabat, ovviamente, sì, codice, Soriano, Tuku con retro ad un sacco di volte, 3 del Monza. Niente, quelle tre carte proprio non voglio uscire. No ragazzi, sono ovviamente molto difficili da trovare perché sono poche sul grande numero di carte di questa collezione. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, ragazzi. Dai, dobbiamo risalire su Instagram. Esatto. Siamo tornati super attivi, lì diamo spoiler. E lì facciamo un sacco di cose. Sì. Ok, Ismaili. Qualche giorno fa abbiamo fatto la live, ragazzi, ovviamente. L'avrete vista. Se non l'avete vista, andatevela a recuperare. Francesco Di Tacchio. Vi do un po' sbrilluccicare dietro. Oh, scudettini! Molto, molto carini, belli. Niente di che. Niente, poi abbiamo Marusic. E per finire, il signor Vladimiro Falcone. No, niente di che. Dai, proseguiamo. Poteva andare meglio, Dai, bro. Dai. Non lo so, almeno uno buono, dai. Scudettini di Serie D. Ancora scudettini. Ancora scudettini. Codice. Poi Dix. Brahimi, anzi no, Bairami e... Niente, Radunovic. Brahimi perché vogliamo Brahim Diaz. Me lo sto chiamando in tutti i modi. Brahimi. Addirittura sbaglio i nomi dei calciatori per chiamarmelo e lui non vuole arrivare. Brahim Diaz diventa, come si chiama, Brahimi. Mannaggia, lo sto provando in tutti i modi, bro. Eccolo, ma arriva Luis Muriel, ragazzi. Interessante lui. Tanta roba. Abbiamo. Poi abbiamo Alex Meret, codice. La squadra della Salerno. Mi conto male, ragazzi, ci vedo triplo. Va bene. Dai. Ok, Torre Grossa e dai. No. Non è lei. No. Aspetta, ma si può trovare sempre lo stesso. Perché troviamo sempre il Venezia? Perché troviamo sempre è vero, il Genoa, è il Bologna. Perché troviamo sempre i Dinozord? No, cioè sti Megazord, Tirannosauri, robe, dai. Nell'asinello volevamo. Proseguiamo con Daniele Padelli, maglietta dell'Udinese, ormai manco la maglia ci serve più. Codice. Inizio a pensare che non l'hanno stampata, quindi prendi. Trofeo della Serie A Team che già bello dovremmo avere, sì, esattamente. Sempre molto raro. E chiudiamo con Kirikesh. Niente da fare neanche in questo pacchetto. Andiamo. Però, proseguiamo. Vai. Magari possiamo prendere anche un po' dei pacchetti omaggio di play. Ma sì. Allora. E come avete capito su eBay siamo un po' più attivi qui alla ricerca di affaroni che si possono effettivamente fare. Beh, vediamo se sono affari, dipende da cosa esce dentro. Abbiamo Alfred Duncan, poi Soriano, il codice, giocatori dell'Italia, Tonali! Peccato. 3 della Cremonese, ragazzi, Tonali mi ha fatto proprio pensare, ah, oh, è lui, invece niente. Boom! Va bene. Andiamo. Vai. Dai raga. Allora, 3 giocatori del Lecce, 3 giocatori del Como. Come? Patrick Cutrone, Luis Felipe e Scudettini. Scudettini. Ne abbiamo terminato. Scudettini. Non so nella seconda collezione, ma nella prima sicuro.
Sì, nella prima sicuro, nella seconda ancora non siamo arrivati a vedere. Ah, hai trovato pure, mi sembra Lucca, no? Sì? No, no, me lo no. Ah sì, Lucca ovviamente nella versione nei giovani italiani, che speriamo possano essere il futuro di una nazionale che deve assolutamente andare ai mondiali. Speriamo ragazzi. Diteci qui sotto nei commenti se pensate che la nazionale andrà o meno ai mondiali. Guglielmo Vicario, non male. Poi 3 del Parma. Bello lo squadra del Brescia. Bello, vero? Provato poche volte. Sì, è vero. Sumaoro, pure lui. Sumaoro molto... e Barro. Sono gemelli, ragazzi. È vero, sono molto simili. Si assomigliano. Proseguiamo con pacchetto omaggio. Dai. Dai, trovamelo, ti prego. Dai, vi prego, non vi do più. L'Avatar, Obrahim, qualcuno. Anche il CP mi andrebbe bene. Aslani. Amian. Non è possibile. Maia della trovi. Samp. E Andrea Anderson, questo forse manca. 257, vedo se manca per la seconda collezione. Può darsi, può darsi. Molto, molto probabile, faccio vedere. Piccoli spoiler su che punto siamo. Eh sì, raga, piccoli spoilerini non lo abbiamo. No, lo abbiamo. Cioè, io non mi ricordo neanche chi troviamo a volte. È assurdo. No, è incredibile, ma stiamo spacchettando così tanto, ormai è così. No, infatti, veramente una roba assurda, ma io lo voglio trovare. Io prendo un attimo di questi. Vai, dobbiamo trovarlo, dobbiamo trovarlo. Non può essere, non può essere. Dai, e andiamo. Dai, signori, credo in te. La Sana Koulibaly, Milinkovic Savic, l'altro. Davide Sbrilucci, no. Maglia dell'Udinese, perché? Dov'è l'avatar? Attenzione, luccica. Ti prego. Stefan Radu. Ti prego. È una maglia. È una maglia, sì. No, aspetta la Cremonese. Preferivo la maglia, datemi dopo la maglia. Datemi Zorro. Dimmi chi sono loro. No, dovrebbe essere Caldara, non sono i capelli di Caldara. No, Caldara. Ti prego, dai. I top performers. No! Però bello Vlahovic, però no. Infatti sì, fortissimo Vlahovic. Dai! No, due! Davide, no, so, che so! Questo ci successe pure nel pacchetto a 5 euro. Sì. Guarda qua! Poi Capezzi, Ferrari e scudetto di Bologna. Forse sai, per trovare le rare dobbiamo prendere i pacchetti a 5 euro. Sì, bro, però la troviamo un sacco di Serie B pure. Serie B abbiamo sempre finito. Vero. Vabbè, bro, in realtà stiamo finendo tutto. Sì, vado sul tuo pacco. Le carte non vogliono uscire. Ultimo tentativo di questo video, direi. Abbiamo spaccato un bel po'. Sì, dai. Forse più di 15. No, 10 pacchetti. Una decina sicuro. Torre Grossa, ancora lui. Madò. Da fare. 3 della Cremonese. Luccica, infine. Dai. Badeli. Dai. No, maglietta. Scudetto. Del Parma. Parma. Vabbè ragazzi, ci abbiamo provato. Scusa, tenete il codice. Ma il box qua è ancora pieno e qui ci sono ancora buste, raga, quindi dovete rimanere sintonizzati perché noi andremo a finire sicuramente la prima, anche la seconda collezione di calciatori Panini, senza dubbio. Dovete lasciare tanti mi piace di supporto, iscrivervi se ancora avete fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!